Salve a tutti gamberetti, qui è sempre il vostro Zio Cricco e bentornati in un nuovissimo video. Allora ragazzi, come avete già potuto vedere dal titolo, quest'oggi andremo a parlare di un argomento un pochino particolare. Ragazzi, dovete ovviamente sapere che la Game Freak ogni volta che crea e pubblica un nuovo Pokémon, oltre alle cose importanti che piacciono a noi, come per esempio il concept stesso del Pokémon, il suo moveball, le sue statistiche, la sua forma shiny, i suoi colori, ha anche delle caratteristiche che spesso noi fan mettiamo da parte, come per esempio l'altezza di un Pokémon oppure il suo peso. Io per esempio non ricordo né l'altezza né il peso praticamente di nessun Pokémon. O anche se fosse me ricorderei al massimo uno o due, perché sono dettagli non troppo importanti ai fini del gioco e ai fini dell'anime stesso. Cioè, oddio, ai fini dell'anime sì sono importanti, però spesso non vengono rispettate nemmeno lì. Infatti, in questo video ci imbatteremo in Pokémon che apparentemente possono sembrare grandi quanto una noce, mentre in realtà sono grandi come una montagna. Oppure esattamente il contrario. O addirittura scene dell'anime Pokémon dove non vengono rispettate le grandezze e le dimensioni dei Pokémon stessi all'interno dell'anime. Quindi ragazzi miei, prendete popcorn e mettetevi comodi perché possiamo finalmente iniziare. I primi Pokémon di cui voglio parlarvi appartengono alla linea evolutiva di Gastly. Ma ragazzi, andiamo per gradi. Gastly, nonostante sia fatto di gas, è grande 1,3 metri. Cioè, è enorme, è veramente enorme, è grande praticamente quanto un Nidoking. Cioè, ma vi rendete conto? Nidoking, tra l'altro, è alto solo 1,4 metri. Roba che io me lo immaginavo come una bestia altissima, e invece è persino più basso di Starkey. Ma soprattutto è grande quanto un fottutissimo Gastly. Stesso discorso vale per Nidoqueen, che è alta esattamente quanto Gastly, 1,3 metri. Ma la cosa ancora più grave è che nelle prime tre stagioni dell'anime, Gastly viene raffigurato come una pallettina molto piccola. Possiamo infatti per esempio vederlo paragonato ad un agente Jenny, risultando di poco più grande della sua testa. O addirittura, nella parte in cui gioca nella Torre Fantasma insieme ad Hunter e Gengar, lo vediamo grande quanto un bambino, visto che entra perfettamente sopra un'altalena giocattolo appunto per bambini. Recentemente però con la saga di X e Y è stato raffigurato un po' più fedele alle sue vere dimensioni. Insomma, Gastly, soprattutto nelle prime stagioni, è sempre stato disegnato un po' troppo sommariamente, non rispettando quasi per niente le sue vere dimensioni. Ma passando adesso ad Hunter, abbiamo altrettante cose da dire. Partiamo dal fatto che è alto 1,6 metri, e che è praticamente grande quanto un Blastoise. E anche lui viene raffigurato nell'anime con le dimensioni che più erano comode al disegnatore. Infatti abbiamo dei frame dove è grande metà Misty o metà Ash. Ma ragazzi, la cosa più assurda è che Gengar è alto solamente 1,5 metri, quindi è addirittura più basso di Hunter, e leggermente più alto di Gastly. Proporzioni che però nell'anime, e soprattutto nella puntata in cui Ash è nella Torre Fantasma, vengono completamente sputtanate. Possiamo per esempio vedere due Hunter che insieme sono alti quanto un Gengar, o un Gastly enormemente più basso di Gengar. Cioè ragazzi, loro raffigurano come una pallina in confronto ad Hunter, potrebbe essere il suo scroto. E apro anche una piccola parentesi riferita a quella leggenda secondo cui Gengar sia la controparte oscura di Clefable. Signori miei, purtroppo Clefable è alto soltanto 1,3 metri, quindi è praticamente quasi 20 cm più basso di Gengar, e penso che se la Game Freak avesse davvero voluto inserire un riferimento del genere, penso che almeno li avrebbe fatti altri uguali. Ma amici miei, noi qui non risparmiamo nessuno e andremo a parlare anche di Lucario, che è alto ufficialmente 1,2 metri, e insomma è un po' bassino, cioè io almeno me lo immaginavo un po' più alto. Ma la cosa più incredibile è che nel film Lucario e il mistero di Mew possiamo vedere che quest'ultimo, a confronto di Ash, è praticamente alto uguale. Ma c'è qualcosa che non quadra. Prendiamo ad esempio questa immagine raffigurante Ash e Pikachu a Kuoripoli. Adesso sappiamo che Pikachu è alto 0,4 metri, quindi lo moltiplichiamo e abbiamo un Ash anche più basso di 1,2 metri. Lo stesso Ash, ragazzi, attenzione, che però è poco più alto di un Lucario da 1,2 metri, ma soprattutto è la metà di Hunter, che in realtà sarebbe alto 1,6 metri, ricordate l'immagine di prima, ricordate? Vi la ricordate? Ah già, ma avete presente per caso Vivillon? Quella bellissima farfalla che cambia colore delle sue ali che tutti quanti collezionavano? Ecco, quella farfalla è alta quanto Lucario. Ma parliamo adesso di un meraviglioso ed elegante Pokémon, vero Dragonair. Questo piccolo e docile serpentello è alto ben... Ragazzi, preparatevi. 4 metri. Già, è praticamente enorme. Ora io penso si riferiscono alla sua altezza nel caso in cui prendi un Dragonite e lo srotoli come un kebab di Abdul, perché è l'unica spiegazione plausibile.
Nonostante comunque nell'anime non si direbbe per niente, anche se lo vediamo sempre non srotolato del tutto, non diremmo mai che è alto 4 metri. Cioè raga, è più alto di Regigigas, o Regigigas, o come cavolo lo volete chiamare, cioè ma rendiamoci conto, è alto persino di Kyurem, e di Kyurem bianco e Kyurem nero, cioè ma dove stiamo vivendo? Ma non ci fermiamo qui, parliamo adesso di Gliscor, il tantissimo amato Pokémon di Ash, è alto ben 2 metri, e fin qui, ragazzi, niente di strano, no? Soprattutto se lo paragoniamo ad uno Staraptor, vero? Sono praticamente identici, anzi forse in questa immagine Staraptor è anche un pelino più alto. Volete sapere un segreto? Staraptor è alto solo 1,20 m! E volete saperne un'altra sempre su Gliscor? Vedete qui in questa immagine dove attacca un enorme Drapion? Enorme perché sembra praticamente il doppio rispetto a lui. Eppure Drapion è alto soltanto 1,30 m. Io vado a uccidermi. Un altro Pokémon enorme e che non mi aspettavo e di cui voglio parlare è Feraligatr. E non solo perché è il mio starter preferito ovviamente, che è alto ben 2,2 metri. È infatti lo starter di seconda generazione più alto, visto che Meganium è alto soltanto 1,8 metri e Teflusion 1,7. Ma almeno Feraligatr nell'anime lo hanno sempre raffigurato con la sua altezza mastodontica. Grazie a Dio. Ma ragazzi, perché non parlare anche di Duskers? Praticamente il Pokémon che la Game Freak ha cagato meno in assoluto, visto che ha completamente ciccato le sue dimensioni, persino nell'anime. Infatti, Duskers è alto ben 1,5 metri e pesa 14 kg. Eppure nell'anime vediamo dei ragazzini alti forse un metro e una lattina di Pepsi che si riportano tranquillamente in giro, manco fossero dei cestini della frutta di Cappuccetto Rosso. Lo fanno anche grande quanto un Caterpie, come potete vedere in questa immagine, nonostante quest'ultimo sia alto soltanto 0,3 metri. Ma soprattutto il nostro Duskers è grande quanto un fottutissimo Salamence. Ma santo Dio Game Freak, e soprattutto chi produce l'anime che adesso mi sfugge il nome, ma santo cielo, mettetevi d'accordo, no? Mi avete fatto un Duskers grande quanto un Salamence e nell'anime me lo mostrate come un vermetto insignificante. Ma allora lo odiate proprio però. Ma signori miei, voglio concludere il video di oggi con un'ultima catena evolutiva, ovvero quella di Voltorb e di conseguenza di Electrode, anche se voglio parlare nello specifico proprio di quest'ultimo. Questa enorme palla esplosiva alta ben 1,2 metri, ragazzi, 1,2 metri, ricordatevelo, quindi alta praticamente quanto Ash. Nell'anime, bene o male, lo hanno sempre raffigurato abbastanza bene, con le sue grandezze giuste. Ma vi ricordate per caso la centrale elettrica di Kanto? Parlo di quella in rosso e blu dove c'erano gli strumenti a forma di Pokéball, che se ci premevi potevano o essere appunto dei veri e propri strumenti oppure poteva partire una lotta contro Electrode. Abbiamo la certezza che il PG era in realtà un idiota. Ma come cacchio fai a confondere una Pokéball che è grande quanto una palla da baseball con un Electrode che è alto 1,2 metri? Ma ve lo immaginate? Cioè, davvero ve lo immaginate? Un Electrode in un angolino zitto zitto che si finge una Pokéball e nel momento in cui il PG si avvicina a lui, si gira ed esclama: "You expected a Pokéball, but it was me, Electrode!" E boom! Si autodistrugge, addio mondo. Ah, quanto è bello il mondo dei Pokémon. Molto bene ragazzi, purtroppo anche questo video è finito. Io come al solito spero di avervi intrattenuto, di avervi insegnato qualcosina di nuovo, aver soddisfatto alcune curiosità che magari neanche vi stavate chiedendo, ma che comunque è bello scoprire, è bello sapere. Anche perché è un pochino l'obiettivo del canale quello di poter portare un contenuto a voi fan che possa soddisfare una vostra curiosità o anche intrattenervi quei 5, 10 o 15 minuti anche per il solo piacere di potervi strappare una semplice risata. Anche perché ragazzi, YouTube siete voi ed è compito nostro quello di riuscire ad intrattenervi. Spero vivamente che insieme a Starkey riusciamo a raggiungere questo obiettivo, d'altronde se siamo arrivati a 55.000 fan un motivo deve esserci. E quindi ne approfitto anche per ringraziarvi. E niente ragazzi, dopo questa intro finale totalmente inaspettata che non ho mai fatto in nessun altro video, io vi ricordo come al solito di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, se è riuscito appunto a strapparvi una risata o se siamo riusciti semplicemente a intrattenervi quei 10 minuti in modo tale da poterci sostenere e sostenere anche il nostro canale. Vi ricordo inoltre di commentare questo video con le vostre idee, i vostri pensieri e soprattutto di iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Qui dall'antro di Zio Cricco e da Pokémon Xenoverse è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!